La Chiesa ha festeggiato i santi Gioacchino ed Anna, un giorno solenne che Jelsi vive con grande fede. La 215esima edizione della Festa del Grano ha dato spazio alle funzioni religiose con le messe celebrate da Monsignor Bregantini e dal parroco Don Peppino Cardegna, che ha rimarcato la forte devozione di Jelsi per Sant'Anna. È un legame antico e pur sempre nuovo. Ufficialmente la festa nasce nel 1805 perché questo paese ebbe pochi danni dal terremoto che capitò proprio il 26 luglio e quindi il popolo dal cuore offrì il grano che era segno di quel sudore, di quel lavoro, di quella scuola rurale, di tutti quei valori che si vivevano e che ancora oggi vengono vissuti dalla comunità. La tradizionale sfilata dei carri allegorici e delle traglie è stata annullata a causa dell'emergenza Covid-19. Un solo carro ha sfilato per le vie del paese portando in processione la santa. Abbiamo cercato di realizzare questo splendido, meraviglioso carro che ne è venuto fuori, in realtà che rappresenta un po' la traglia che è il nostro simbolo di vita, diciamo, perché per noi elzesi è quello che ci rappresenta, che un po' stilizzato diventa arcobaleno, proprio per fare riferimento a questa situazione un po' brutta che stiamo vivendo tutti noi elzesi e tutto il mondo quest'anno. L'amministrazione comunale e il comitato festa si sono impegnati affinché il tutto si svolgesse senza imprevisti e in sicurezza. Sono state rispettate tutte le norme, sia antisfondamento per la sicurezza tradizionale, sia quelle anti-Covid. E quindi questo progetto è stato elaborato assieme al comitato, assieme a un progettista che è del luogo. Ho chiesto come amministrazione il tavolo tecnico alla questura, è stato concesso. Abbiamo cercato insomma di fare il tutto il possibile, grazie anche alle autorità che ci hanno permesso questo. Ci siamo impegnati per questo. Questa giornata è più che altro solo un simbolo religioso. Il popolo si sente Sant'Anna nel cuore, anche i nostri emigrati all'estero hanno voluto che noi insomma ci prodigassimo per fare, insomma, per realizzare questa giornata. In chiusura di giornata la musica del quartetto d'archi con soprano guidato dal maestro Giampiera Di Vico e un suggestivo spettacolo pirotecnico.